Hanno agito nel cuore della notte, lontano dalle telecamere, approfittando del sonno e della stanchezza di 33 ore di trattative. Un'operazione lampo di 30 secondi degli uomini del GIS di Livorno, dopo gli ultimi tentativi di dialogo che hanno alternato carabinieri, amici, conoscenti. È arrivato anche il sindaco di Costa di Rovigo per una mediazione impossibile nel buio calato per la seconda notte su questo spicchio di terra polesana tormentata da una storia complicata. Gianni Lerin è finito agli arresti in carcere in attesa del rito per dire per resistenza a pubblico ufficiale, evasione dei domiciliari e minacce gravi. L'ambulanza è arrivata nel pomeriggio, si è portata nel reparto psichiatrico di Rovigo il fratello Giuseppe insieme alla loro dipendente Marica Bonvento, barricata insieme a loro nella casa di via Martiri della Resistenza che minacciavano di dare alle fiamme, convinta come gli altri che fosse Satana a perseguitarli nelle loro disgrazie. Per due giorni non si parla d'altro in questo paese di 2700 anime alla periferia di Rovigo. Intorno al cascinale arrivano a decine i compaesani che compravano le patate di Lerin. Ci raccontano come un ritornello di quella strada che li ha espropriati della loro terra e ha scatenato il delirio, dei 150.000 euro di multe mai pagate, accumulate con laudi che avevano comprato per vendicarsi del torto, sfrecciando per le strade del paese, di quel debito che ha portato all'asta la loro proprietà. Si chiedono perché nessuno sia intervenuto prima che la rabbia scatenasse la follia, perché non si potesse trovare un'alternativa al pignoramento dei loro beni, perché quell'uomo diventato violento sia finito agli arresti domiciliari nella stessa casa da cui doveva essere sfrattato. Interrogativi senza risposta in questa storia quasi banale di povera gente troppo malata per una convivenza sociale serena, troppo poco per essere aiutata a ritrovarla.